Allora, mister Pisano, uscite da questa partita forse con un po' di rammarico, no? Perché comunque nel complesso forse Baiardo ha meritato, però voi avete la palla per il pareggio. L'avete avuta quella di Gaggero al 36esimo e poi da lì è arrivato il 3-1 l'azione dopo. Sì, assolutamente. Secondo me il primo tempo è stato un po' troppo severo con noi. Baiardo è venuto avanti in quelle due situazioni, il primo gol, una palla praticamente fuori, c'è stata un'incomprensione tra Berruti ed Aprile, li abbiamo rimessi in gioco e poi siamo stati bravi a trovare il pareggio su calcio di rigore, ma al di là di quello di crederci, continuare a giocare, perché comunque abbiamo fatto sicuramente una buona partita a livello tecnico, a livello agonistico anche. E poi sul finire del primo tempo, purtroppo quando certe situazioni vanno così incerte, se non sbaglio ha incastrato una palla là praticamente imparabile. Secondo me 2-1 un po' generoso, un po' ingeneroso, ecco, nei nostri confronti. Secondo tempo siamo partiti bene tutte e due le squadre, devo dire la verità, una partita molto aperta. Siamo stati avvantaggiati da questa superiorità numerica per il doppio giallo a Pascucci e poi lì noi forse avremmo dovuto mostrare un guizzo in più e invece ci siamo limitati a gestire il pallone, forti della superiorità numerica. Ci è mancata un po' la giocata individuale, abbiamo avuto due o tre occasioni con Rover, una con Zuni, poi una bella palla di Rover per Genta, abbiamo mancato il 2-2. E poi nel momento quando meno te l'aspetti, a fine partita, abbiamo fatto forse un fallo un po' ingenuo là sul lato corto dell'area e su questa punizione, la seconda, perché la prima c'è stato un tocco di mano forse della barriera, la seconda punizione proprio sul limite dell'area piccola, ci siamo aperti con la barriera. 3-1 secondo me è un po' severo, ti dico la verità, sono convinto che forse il risultato più giusto oggi poteva essere un pareggio. Onore al Baiardo perché comunque Baiardo è una squadra forte mentalmente, oggi tornava d'appello, si vedeva, è ben allenata da Baldi e quindi anche nell'inferiorità numerica hanno mostrato carattere, personalità e sono stati bravi. Anche noi abbiamo fatto la nostra partita, sicuramente 3-1 un po' severo per noi. Ecco, se dovessi imputare qualche cosa ai tuoi ragazzi, forse quella mezz'ora di superiorità che, come giustamente hai Sì, detto, è stata poco sfruttata. è stata sfruttata dal punto di vista del dominio del campo, dal punto di vista del palleggio, perché già prima andavamo bene col palleggio, uscivamo molto bene, però poi dopo ci è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri, 20 metri, è successa la stessa situazione con l'Athletic, lo sappiamo, stiamo cercando di lavorarci, probabilmente un po' la classifica, un po' il fatto che eri in inferiorità numerica, ci ha messo un po' di fretta nel trovare la giocata vincente che poi è mancata, ecco, per portarci al pareggio. Ecco, ora si può pensare definitivamente all'anno nuovo, quindi al girone di ritorno, perché questo è un recupero che comincia però con Sì, una gara abbastanza importante. comincia in maniera importante, anche perché poi domenica prossima saremo in Imperia. So che se non sbaglio hanno perso, li troveremo avvelenatissimi, giustamente. E per noi sono tutte partite in salita, tutte partite difficili. Oggi, ripeto, credo che la squadra si sia vista nella sua compattezza, nel suo gioco. Se andiamo a pensare alla partita col Molassano, ho cambiato 5 interpreti su 5 difensivamente, perché non avevamo Alberico, non avevamo Esposito e Muro, non avevamo Galleano e Praino. Chiunque ha giocato non ha demeritato assolutamente, anzi ha dimostrato di poterci stare ampiamente, quindi questa è una cosa che ti conforta da un certo punto di vista, però sappiamo che è difficile, nessuno ci regala niente e quindi dobbiamo continuare a sputare sangue più convinti che mai. Ecco, avete anche operato comunque già sul mercato a dicembre, quindi comunque avete anche delle frecce importanti nella vostra faretra. Sì, assolutamente. Abbiamo lavorato sia in uscita che in entrata, abbiamo cercato di sistemare alcune cose. Oggi si è visto per esempio Cocito dal primo minuto, Basso che è entrato a partita in corso, è entrato secondo me molto bene, Genta, giocatore che ha preso molto bene per mano la squadra insieme a Baracco in mezzo al campo, Zunino che vabbè è uno praticamente dei nostri, come se l'avessimo mandato 3 mesi in prestito. Sì, assolutamente, però non basta dire ma noi adesso ci siamo, poi ce la faremo. Dobbiamo essere consapevoli che c'è da soffrire fino all'ultimo, ogni volta che si perde, come in questi casi, bisogna pensare subito alla partita successiva, forti dell'analisi degli errori fatti nella partita odierna, ma senza demoralizzarsi, pensare sempre che c'è una partita successiva e fare più punti il presto possibile. Ecco, l'ultima domanda te la faccio un po' sul campionato, perché inizia ad avere un altro campionato anche oggi. Comunque il finale è andata a vincere con la Genova Calcio, tutti si sono un po' rinforzati, sarà totalmente È un altro giro. un campionato completamente diverso, lo sappiamo, il girone di ritorno, gli anni passati ci trovavamo in quella posizione di vantaggio dove poi non ti portava niente perché i playoff in eccellenza non ci sono e quindi magari trovavi squadre da sotto affamatissime, avvelenate che venivano e portavano via punti. Quest'anno siamo noi dall'altra parte e speriamo di fare come hanno fatto gli altri gli anni passati.
è un campionato completamente diverso, davvero, come dicevi te, i risultati di oggi lo possono dire, puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte, noi finora abbiamo più perso che vinto, però lavoriamo per cambiare questo trend, ecco.